Allora, padre, che cosa ha cucinato per Festival Francescano quest'oggi? Allora, ho pensato di proporre dei piatti proprio della cultura francescana e poveri, piatti molto poveri, semplici, basati sul riciclo, in particolar modo del pane, quindi pane raffermo, pizza di pane raffermo, poi un po' di pasta fatta in casa con i ceci, e ho portato una delizia del sud, che è nato proprio in un monastero di clausura, e che sono le sfogliatelle. La sua passione per la cucina, padre, nasce in convento, è una cosa che si porta dietro da quando era bambino, da una nonna. Qual è la sua esperienza? Allora, la mia esperienza nasce a casa, grazie a mia mamma, perché mia mamma è ottima cuoca, ho mio fratello che è cuoco, e mi è sempre piaciuto, mi è sempre interessato il sapore della casa, della famiglia, e la passione man mano è cresciuta fino ad arrivare poi a questa esperienza televisiva che ho vissuto e che mi ha portato ovviamente a rimettere mano in pasta, e sono contento, così, è cresciuta nel tempo. Se lei dovesse immaginare un pranzo, una cena con frate Francesco, che cosa gli preparerebbe? Certamente, io venendo dal sud, venendo da Napoli, e dove c'è la cultura della pizza napoletana, tranquillamente gli metterei innanzi una bella pizza napoletana alla San Francesco, ovvero una bella pizza di pane, questo sì. Grazie. Grazie a voi, pace bene. Molto bello, grazie. Grazie a voi.